Matteo Berrettini si arrende a Carlos Alcaraz e il numero uno al mondo a Wimbledon centra i primi quarti della sua carriera dopo una battaglia durata 3 ore e 4 minuti. L'azzurro va a KO subendo la rimonta di un avversario che dopo il primo set ha saputo innalzare il livello del suo gioco. Il primo set sorride a Matteo, che mette in difficoltà lo spagnolo con il suo servizio e mantiene in equilibrio la sfida fino al 3-3. Il primo break è proprio della Romano, che vola sul 5-3 e chiude sul set 6-3 ai vantaggi. La reazione di Alcaraz è travolgente, con talento iberico che innalza notevolmente la qualità del suo gioco e strappa per la prima volta il servizio a Berrettini. L'italiano va in tilt e scivola fino al 4-1, che indirizza il set. Alcaraz risponde quasi ad ogni colpo di Matteo, che si arrende sul 6-3. Il terzo set è quasi una copia del secondo, con il numero uno al mondo che alza la pressione sull'avversario, rispondendo sempre con precisione e inducendolo all'errore. Berrettini reagisce dopo il 4-1, propiziato da un passante geniale dell'avversario, ma Alcaraz si ritrova nuovamente a servire per il set e lo chiude sul 6-3. Nel quarto parziale l'azzurro mostra la sua ottima reazione, resistendo fino al 3-3 e invocando la chiusura del tetto del campo centrale per giocare gli ultimi game al coperto. La soluzione dovrebbe favorire il servizio di Berrettini e il suo gioco, ma Alcaraz non è d'accordo. Lo spagnolo strappa nuovamente il servizio alla rivale, molto nervoso, e firma il break del 5-3, che gli consente di servire per la partita.